Che peccato, veramente. Ieri tutta l'Italia tifava per l'Inter, perché, ma come si fa? Una squadra italiana va tifata, va seguita, e poi soprattutto per il discorso del ranking, una squadra del genere che può portare l'Italia in cima al ranking europeo, perché erano rimasti solo loro, ma guarda, è proprio un dispiacere immenso, proprio un dispiacere immenso. E per questo penso che poi alla fine dobbiamo essere sportivi, dobbiamo essere al di sopra delle antipatie, delle simpatie, degli odi, dimenticare perché siamo tutti italiani e perché loro sono una squadra italiana. E quando c'è una squadra italiana come l'Inter che gioca le coppe europee, che è? Che sento? Che cosa sento? Ma non è una squadra italiana l'Inter, non è una squadra dei fenomeni, non è una squadra che ha dei grandi giocatori, che ha un presidente di un'altra nazione, che ha un allenatore fenomenale. Eppure che succede? Eppure che succede? Che succede? Come mai l'Europa League nulla vinci mai? Come mai, ladro e perdente sempre resterai. Come mai, con Antonio Conte tu non vinci mai. Hai perso pure questa, fantastico. 10 anni di sconfitte. Dopo lo scudetto di cartone arriva la stella di cartone. Prescritto, ladro. Ladro, non sei vince se non rubi, eh. Che diceva Moratti, e Lione, settima squadra del campionato francese. Ladro, impazzisci te, quei quattro zozzi cinesi che ci hanno portato pure il Covid. Muti! Ah, cuccia muti, mi raccomando, Italia, l'Italia, andate a prendere il culo, ridicoli, scarcinati che state arti, siete dei perdenti, sfigati, e qui è per questo che... Lo vedi chi vince? È questo che vince, no voi ladri, ladri! E noi non siamo come voi che andiamo in piazza a festeggiare. Noi ce ne stiamo qui a casa e facciamo. Come mai, contro la Juve tu non vinci mai. Come mai, contro il Siviglia tu non vinci mai. Come mai, perdente, perdente, prescritto, ladro. Restituisci i scudetti, sozzo, accuccia, non ve voglio sentire più per i prossimi 50 anni. È un pensiero ad Antonio Conte, a quel presuntuoso, a quell'egocentrico che pensava di andare lì ed essere superiore a tutta la Juventus, quindi andava lì e vinceva. Che cosa hai vinto? Che cosa hai vinto? Hai vinto sta ceppa, hai vinto. Buffone, pagliaccio, infame, sei un infame. Dedicato a Moratti, dedicato a Mazzola, dedicato a Bergomi, dedicato a tutti quei ladri che festeggiavano quando perde la Juve. Ve la siete presa anche questa volta nel culo. Come mai l'Europa League nulla vinci mai? Come mai, sempre nel culo tu lo prenderai. Ladro e perdente sempre resterai. Come mai, sei un prescritto e non vinci mai. Fino alla fine, forza Juventus.